Questo è il muro della Pedemontana a Gazzada Schianno. Questa è la strada come è adesso. La strada si allargherà. Questo muro verrà avanti e andrà a innestarsi su questa strada che è la via Carducci di Gazzada Schianno. Gli abitanti delle case saranno sostanzialmente bloccati da questo muro, come il signor Savioni. Quando sarà costruita la pedemontana, lei potrà entrare in casa, avrà un ingresso alternativo, come farà? No, io sono l'unica casa che non ha l'ingresso alternativo e niente, dovremo comunque arretrare con la recinzione, ma probabilmente non quanto era previsto, ma molto di più. Perché avete deciso di rimanere a vivere qui? Non ci avevano mai fatto una proposta ben precisa per quanto riguarda il discorso dell'inizio dei lavori, nel senso che loro volevano demolire le nostre case inizialmente, ma poi la cosa è stata rimandata, è stata sospesa, anche perché noi non sapevamo qual era l'entità, diciamo, del risarcimento. Quindi sostanzialmente, diciamo, quello che voi contestate in questa via è che non è stato chiarissimo, diciamo, il percorso che avrebbe fatto la pedemontana e quali sarebbero state le condizioni per rimanere, a vostro parere. È questo che dite? Sì, questo è quanto, ma più che altro è vedendo il muro attuale che sta venendo avanti, non rientra dentro in quello che erano le previsioni. Ecco, questa invece è la strada come è adesso. Qui c'è la recinzione della pedemontana che continuerà lungo questo tracciato e andrà verso la galleria di Morazzone.